Ciao ragazzi, in questo vlog settimanale vi porto in una mia settimana tranquilla, senza trasferte a rovinare la mia routine, e quindi posso mostrarvi cosa faccio quando sto tranquillo a lavorare in ufficio tutto il giorno. Tra l'altro ho registrato l'intero video con il Pixel 7a appena uscito e ho avuto modo di provarlo in anteprima, quindi partiamo con l'unboxing. Ragazzi, guardate un po' cosa è arrivato in ufficio: una letterina da parte di mamma Google. Ciao Marcello, ecco il tuo nuovo Google Pixel 7a, non vediamo l'ora di collaborare con te. E infatti mi è arrivato anche il Google Pixel 7a e il suo case. Apriamolo insieme, vediamo un po'. Allora, non vorrei distruggere tutto. Ah, vedi che qua ci sono le... Io non sono un vero unboxer, non ho la fotocamera dall'alto, cosa che mi piacerebbe molto avere, per cui faccio come le beauty guru. Ah, guardate che bella colorazione, celeste. Questo è proprio celeste. Io vesto sempre di blu, per cui in tinta con i miei outfit. Molto carino. Questo è il telefono. Qua abbiamo il pirulino per levare la SIM, istruzioni per l'uso, cavo di ricarica USB-C e adattatore USB-C nel caso ci possa essere utile a collegare cose al telefono. Apriamo anche il case, ci piace anche il case. Pure questo celeste, molto carino. Guardate. Ok, molto figo. Bene, l'intero vlog è stato registrato con questo telefono. Stamattina non ho registrato niente, ho fatto 4 ore di consulenza, o meglio 2 ore me la sono preparata, 2 ore l'ho fatta. Non faccio tante consulenze nella mia vita, però quelle poche che faccio mi piacciono molto. Però sono stremato adesso, ho parlato per 2 ore di fila. Ho ordinato il pranzo, c'è un po' di casino in ufficio e ora me lo mangio. Ho preso una scaloppina al limone, ultimamente ho mangiato un po' al sano e quindi ho detto, beh, scaloppina al limone sarà sana. Buono, un po' di spinaci e un po' di focaccia. Sano? Secondo me è sano. Non ho ripreso niente, sono le 6 del pomeriggio, qua ho quasi finito la mia giornata, solo che ho passato le ultime 3 ore a fare contabilità, quindi a contare tutte le fatture che ho fatto, che devo fare, se è tutto a posto, se sono stato pagato, se devo pagare dei fornitori. 3 ore così, andate. Ora, qua nel vlog più o meno dico quello che sto facendo, ma penso che possa esservi utile che io vi spieghi in breve in cosa consistono tutte le attività che io faccio passando tempo davanti al computer. La prima cosa sono le riunioni con il mio team. 2 a settimana per tutti quanti, per vedere i progetti attivi in entrata. Guardiamo insieme Notion, dove teniamo traccia di tutto. 2 call a settimana solo con Michele, dove parliamo del da farsi di altri livello, una settimana con i soci, dove li mettiamo al corrente di tutto e ci scambiamo opinioni, e poi se serve riunioni extra con il team per dare supporto sui progetti specifici. Dopodiché ci sono le riunioni esterne con i clienti di Flatmates. Il team è autonomo, quindi ne faccio molte poche, solo dove la mia presenza aiuta drasticamente. Dopodiché c'è la parte di lavoro, lavoro effettivamente i progetti di Flatmates. Anche se tutti i progetti sono in mano ai ragazzi, la mia presenza è ancora fondamentale in alcuni passaggi e in alcuni progetti, tipo se serve contattare velocemente un creator o alcuni contenuti che voglio rivedere personalmente, queste cose qua. Poi si passa alle mie cose del mio canale, quindi i miei video, scrivere, registrare, montare con gli editor, pubblicare tutti quanti i miei contenuti, fare le miniature. C'è la parte di sponsorizzazione sui miei video e sui miei contenuti, quindi rispondere alle mail con mio assistente, registrare le sponsorizzate, andare in approvazione, eccetera eccetera. Una parte che deve diminuire, mi ha preso troppo tempo nel primo trimestre. Poi c'è il tempo che passo un po' a cazzeggiare, dove mi ispiro, dove guardo contenuti nuovi, contenuti di altri, vedo cosa posso fare. E poi infine ci sono le fantastiche scartoffie: tassi, contabilità, pagare fornitori, firmare contratti, comprare attrezzature, tutte queste cose qua. Adesso invece devo registrare dei reel, le registro con la fotocamera, poi li invio il montatore. Sono le 7 e qualcosa, ho messo a posto un po' il casino che ho fatto stamattina e la giornata è terminata. Oggi veramente poco produttiva, ma tanto è festa, per cui me la sono presa comoda. L'ultima ora in realtà l'ho passata stesa qua sul divano a giocare a scacchi, mi sono reso conto che non ero più produttivo, per cui me vado a casa e la giornata termina qua. Buonasera Nina. Arrivato a casa, mi piace un sacco tornare a casa in bici, prendo quelle in sharing di Lime. Ci metto 5, 6, 7 minuti al massimo per tornare a casa ed è bellissimo col bel tempo, adesso che le giornate si allungano. E c'è luce anche l'8 di sera, qua c'è Ninetta. Oddio! E niente, ci vediamo domani. Sono le 2 del pomeriggio, ho pranzato con del poké che ho dimenticato di riprendere perché ero un po' stressato. Stamattina ho fatto altre questioni riguardanti la contabilità, pensavo di aver finito ieri, invece non l'avevo finito. Poi ho fatto scartoffio, ho risposto alle mail, essendo ieri festa, oggi sono arrivate tutte quante le mail. Ieri me la sono presa con comoda e oggi chiaramente sono oberato di cose. Adesso però mi alleno, perché ragazzi sono 2 settimane che non mi alleno e non devo diventare un invertebrato. Qua sotto c'è la palestra, quindi vado in palestra. In realtà non devo fare un sacco di cose, mi è rimasta ancora un po' di roba sulla contabilità, ma posticipo a domani perché entro oggi devo organizzare un po' di lavori con i brand che mi sono rimasti per questo mese e il prossimo, e devo controllare un paio di video che mi hanno inviato i miei montatori stamattina e magari registrare una promo su quel set là che andrà inserita nel video che esce questa domenica, quello sull'MIT. In questo momento sto registrando delle parti di parlato per un video e ho messo anche la fantastica promo dello sponsor nel video che devo uscire domenica.
Sono lento, non so perché sono così lento. Comunque l'allenamento è andato abbastanza bene. Era un po' che non mi allenavo, mi alleno col personal trainer a distanza, cosa che non so se si può fare in palestra, però lo faccio. Non c'è andato giù pesante, è andato leggero, anche se comunque ho faticato come una bestia perché sono 2 settimane che non mi alleno. Vabbè, sono quasi le 6, per cui ancora un'oretta e mezza di lavoro massimo e poi devo staccare, per cui mi ci devo mettere sotto a finire le ultime cose. Sono le 7:30 e me ne torno a casa. Anche oggi non avete visto niente. Che sono stato tutto il tempo seduto al computer, parecchio distratto anche oggi. So che sono un disco rotto, ma almeno vi rendo partecipi del mio essere un disco rotto. Va così avanti da mesi, da anni forse. Per voi è solo un vlog, per me è la vita. Però la qualità della vita in questo nuovo ufficio rispetto allo scorso anno è drasticamente aumentata. È proprio bello venire qua in ufficio, con questa luce tra l'altro. Mi sento proprio blessed. Neanche mi ricordo come cacchio facevo lo scorso anno a lavorare. Oggi in ufficio c'è anche Serena. Aspetta che faccio finta di lavorare una volta. Mattinata di call. Sono un po' agitato perché ci sono tante cose da fare. Però sono felice perché è già giovedì e lunedì prossimo è festa, per cui avrò un weekend molto lungo per recuperare il lavoro. Sono veramente malato. Io vloggando mi rendo conto della mia malattia. Stamattina ho fatto anche 45 minuti di colloquio psicologico perché farò l'imbucato da Serenis, il video, azienda che si occupa di terapia, e mi hanno dato il coupon per fare anch'io le mie sedute, quindi me ne sto facendo. Se mi trovo bene uso Serenis, se no torno alla mia vecchia psicologa. Ultimamente non ci sto più andando, per cui uno spunto per ricominciare. Sere sta acchittando il set per il podcast di oggi, che lo giriamo qua, che non sarebbe un posto adibito a set, ma è molto bello questo divano, quindi vorrei sfruttarlo. Il nostro salotto è stato adibito a set ed è arrivato anche Michele. Carichissimo? Carichissimo. Io e Michele oggi registreremo il primo episodio del nostro podcast, che uscirà sul canale di Flatmates, che si chiamerà Fuori Brief. Tra pochi minuti arriva il primo ospite. Mi è arrivata in ufficio questa lampada che ho preso su Amazon e ora me la porto a casa. Non ho fatto l'unboxing, non sono abituato, però sono quelle che trovate anche ai ristoranti. Mi hanno molto affascinato, così ne ho comprata una qua per l'ufficio e una per casa mia. Sono quasi le 8, quindi la giornata lavorativa deve terminare. Devo dire, settimana rilassata rispetto al solito. Essendo stato martedì festa, lunedì le aziende hanno fatto praticamente 3 giorni al posto di 5. Meno male che è stata una settimana rilassata, perché le scorse settimane sono stato mega stressato. La cosa bella di oggi è che abbiamo fatto la prima puntata del podcast di Flatmates, che si chiamerà Fuori Brief, dedicato al mondo dei marketing manager. Intervisteremo queste figure mitologiche, perché ne conosciamo ormai tantissimi, con un po' di anni di esperienza in questo campo. È il mio primo podcast, non vedo l'ora di farlo uscire. Buongiorno amici, oggi un altro giorno qua in ufficio. Oggi dovrebbero venire sia Serena che Michele che anche Emma. È stato in Francia per svariati mesi e finalmente torna in Italia. Mi è arrivato un pacco da parte di Teleton, cioè i cuori di biscotto. Che sono dei biscotti? Qua c'è anche una busta. Ma io penso di poterli mangiare, no? Non è che devo farci niente. So che si possono acquistare per finanziare la ricerca Teleton. Io faccio parte, questa cosa non ho raccontato nei miei vlog, faccio parte del Digital Advisory Board di Teleton. Con i golosi cuori di biscotto prodotti secondo le ricette tradizionali del biscottificio di Londona, ci sta aiutando a illuminare il cammino della ricerca. Ora mi faccio un bel tè. Andrea, lo vuoi un biscotto? Mezzo cuore. Beh, no, se non hai fatto colazione ne abbiamo altri 150 qua. È arrivato anche Emma. È la tua prima volta in ufficio? Sì, l'avevo solo visto tramite le stories. Questo perché Emma ha deciso di lavorare da Tolosa, così. Perché hai scelto Tolosa? Perché è una città universitaria, quindi molto movimento. Ma non ti sei stancato dell'università? Basta, l'hai finita, basta con questa università. Sei attaccato? Si scoprono sempre nuovi contatti interessanti, infatti tu sei stato da poco ad Harvard. Harvard. Sì. Ciao amici, vado in palestra. Sono le 5 del pomeriggio, sto andando in palestra, ho lavoricchiato tutto il pomeriggio, ho pranzato con un sushi ordinato in ufficio. Temo che la palestra invece sarà piena di persone perché è venerdì pomeriggio, per cui non è un orario solito a cui vado, spero non ci sia troppa gente. Esattamente, quelle là sono le finestre del nostro ufficio, queste qua, 1, 2, 3. Giornata finita, rimasta Serena in ufficio che stava cantando, sto girando dei video per lei. E termina così anche la settimana lavorativa per tutti gli altri. Io lavoro anche domani perché posso fare il sabato le cose che non posso fare il resto della settimana. Inoltre settimana prossima andiamo in Sicilia con tutto il team, quindi sarà molto divertente. Lavoreremo da una villa. Arrivato a casa, non mostro quasi mai il post lavoro perché dopo cena ho la regola di non lavorare, per cui non tiro neanche fuori il telefono per registrare. In viaggio lo farei chiaramente. E addirittura neanche la domenica lavoro, per cui domani è il mio ultimo giorno lavorativo della settimana. Di solito il sabato
sabato lo sfrutto per fare tutte quelle cose che da lunedì al venerdì è più difficile fare, tipo per esempio lavorare le mie cose sul mio canale, i miei progetti a lungo termine, tutte quelle cose che non sono urgenze, che non sono mail, chiamate, che arrivano a raffica durante gli orari lavorativi normali e che posso fare quindi solamente nei ritagli di tempo, magari dalle 6 alle 7, oppure appunto il sabato alla domenica. Però vedo che la domenica non lavoro, il sabato è il mio giorno sacro e sarà domani. Buongiorno amici, è ora di pranzo, è sabato, sono arrivato un po' più tardi in ufficio, stamattina non ho fatto altro che photoshoppare la miniatura del video che esce domani, ma basta, mi piacerebbe rendere il resto del pomeriggio un po' produttivo. Sono le 8:30, sono ritardissimo. Purtroppo oggi sono stato in catalessi la maggior parte del primo pomeriggio ed era tarda mattinata perché, non lo so, forse io sono più produttivo la sera. Mi sono risvegliato tra le 5 e le 6 del pomeriggio e ho iniziato a fare tutto quello che dovevo fare e chiaramente ho fatto tardi. Adesso una cena fuori, anche ieri ho cenato fuori ma non ho ripreso perché mi sono goduto la mia pizza. Quindi scappo, non ho fatto neanche riprese oggi. Guardate un po' che bella piazza Diaz al crepuscolo. Come mi sono trovato con questo Pixel 7a? Devo dire, per la parte dei video molto bene, ho registrato appunto l'intero vlog e si è dimostrato un ottimo alleato. Sempre di più sappiamo che se si vogliono fare video non serve comprare costose fotocamere, ma non solo, io che ho costose fotocamere non le uso per vloggare, uso il telefono e devo dire mi sono trovato molto bene. Interessante in realtà anche la parte foto, perché quando si scatta una foto direttamente nell'app foto, che è questa qua, posso fare tutta una serie di cose. Per esempio, prendiamo questa foto qua. Una cosa che usavo precedentemente utilizzando app esterne è questa funzionalità qua. Vado su modifica, strumenti, gomma magica, se la riconosce posso eliminare questa persona, boom, sparita, completamente sparita, assurdo. Un'altra funzionalità sono le traduzioni istantanee. Io posso tradurre in 48 lingue diverse offline viaggiando, per esempio, il menu che vado a fotografare o i discorsi che faccio con una persona. Tutta una serie di strumenti di AI che, come sappiamo ormai, sono fondamentali, già integrati nel sistema operativo. Ultima menzione d'onore, poi io non sono una youtuber tech, quindi approfondite in descrizione, devo dire la batteria. Menzione d'onore perché registrando tutti e 7 giorni di solito le batterie si esauriscono molto in fretta e invece alcune volte non l'ho neanche dovuto caricare più di una volta al giorno. Anzi, se non sbaglio, una sera mi sono anche dimenticato di caricare. Detto ciò, termina così il mio vlog. Io mi trovo già in Sicilia perché è iniziata la settimana successiva, quindi non vedo l'ora che esca il prossimo vlog dove vi racconterò della mia settimana in Sicilia con il team e direi appunto che ci vediamo, spero, settimana prossima, se è molto in tempo il video. Ciao!